Io ho fatto un lavoro sulle pratiche urbanistiche, sulle varianti urbanistiche, e ricordo che non sono materia di sindaco ma di consiglio comunale. Quanto arricchiscono e che tangenti si fanno sulle varianti urbanistiche in questo paese. Ecco perché i project financing, quindi la compartecipazione pubblico-privato, tanto per essere chiari, per realizzare determinate opere, non deve essere disdegnata, ci mancherebbe altro, ma un project che per 10 anni rimane al palo si trasforma da idea imprenditoriale ad idea filosofica, perché dopo 10 anni diventa trascendente e quindi ce la prendiamo magari con la filosofia post-hegeliana. Se il progetto è troppo grande, quel progetto rischia di rimanere al palo, come è avvenuto per la vicenda Matusa Casaleno. Ti gestisci quell'area, quella dell'attuale Casaleno, ne fai una sorta, se lo ritieni eventualmente, di piccolo stadio inglese, dove ci sono anche negozi, dove ci sono attività, dove ci sono centri sociali, dove c'è di tutto, recuperi i costi e alla fine della gestione lasci un'opera in mano alla pubblica amministrazione, che eventualmente ti potrà anche rinnovare il contratto di gestione, ma sappiamo con certezza qual è il percorso da seguire, non cadiamo nell'indeterminatezza più totale, che è quello che è avvenuto fino adesso. Che cosa succede poi? Ma c'è l'area libera dell'attuale Matusa? E lì si potrà fare qualche altra cosa, lì ad esempio si potrà fare un parco urbano, perché questa è una città che non ha un parco. C'è una macchia per alcuni, per me è una bella fotografia di verde, che può essere vista anche dalla zona alta, perché l'unico rettangolo di verde che si vede è il campo di gioco. Si può inventare un altro strumento a fianco a quel rettangolo di gioco, che secondo me dovrebbe essere convertito in un parco urbano, dove le persone possono accedere senza pagare prezzo di biglietto, senza pagare nulla, giovani, bambini, anziani, chi sia. Si può fare un grande giardino botanico, si può fare un qualche cosa di simile a quello che avviene nelle grandi realtà. Tutto questo può anche essere gestito in compartecipazione col privato, come lasciamo perdere mega palazzoni, ci potranno essere delle volumetrie da dare al privato che comunque non vadano a contrastare con quello che è il profilo del verde. Cioè, in altri termini, se c'è un'amministrazione forte e autorevole, questa amministrazione può fare da imprenditore pubblico rispetto al privato, può mettere il privato attorno a un tavolo, come stiamo facendo qui stasera con voi, evitare che le cose passino sotto il tavolo, è utile che passino invece sopra il tavolo, confrontarsi con dei verbali, fare le fonoregistrazioni come fate voi questa sera andando poi su internet e utilizzando la rete, e dando la possibilità a tutti di dire la loro. Ci fu d'altronde tempo addietro anche un importante fenomeno di partecipazione popolare, il referendum, vennero a votare centinaia, migliaia di persone, quel referendum venne poi lasciato lì nel cassetto perché non raggiunse il 51%, ma ormai in Italia 51% non si raggiunge più neppure se si fa il referendum l'acqua l'abbiamo contro o a favore, certo, tranne casi assolutamente eccezionali dove però già c'era un fenomeno di rivolgimento di massa, un fenomeno già di rigetto, quindi quello è stato un referendum contro quello sull'acqua, diciamocelo chiaro e tondo. Sui referendum propositivi, anche se non si raggiungono grandi percentuali di affluenza, ma come si fa a non tenerne conto? Soprattutto perché poi gli assenti hanno sempre ragione, hanno sempre torto, pardon. Quindi se quelle persone sono andate a votare e si sono espresse in un modo, quella maggioranza va qualificata e va quantificata su quella base.